Ciao a tutti da Daniele e benvenuti su Motocicletta Team. Avrete notato che il sabato alle 12.30 non escono i soliti video sulla tecnica e sulle varie manovre in moto che possiamo trovare durante le nostre gite, escursioni, ma state vedendo dei video di trasferta e questo è il motivo perché non sto riuscendo a pubblicare dei video tecnici, chiamiamoli. Sono in giro, sono in trasferta, sto facendo vari corsi itineranti in giro per l'Italia e sono in questo momento a casa. Ho detto, ma forse faccio in tempo a fare un video, lo farò in giardino come quando li facevo in quarantena e farò un video di un argomento non molto trattato che però durante i corsi a volte proprio sono gli stessi allievi che mi dicono: Daniele, ma c'è una tecnica per salire sulla moto? Vado a prendere la moto e ne parliamo fra un secondo. Evitiamo le polemiche. Sono in giardino, ho trasferito la moto dal garage al giardino, per questo sono senza casco. Lo dico sempre, mi raccomando, se state facendo esercizi, prove, allenamenti anche nel giardino di casa, mettetevi tutte le protezioni. Detto questo, allora, non c'è secondo me un modo giusto per salire sulla moto. In realtà, se io sono pratico, ho dimestichezza con la moto, ho esperienza, io salgo in moto come caspita voglio. Piuttosto magari c'è un modo da evitare. Cosa intendo da evitare? Se la moto è parcheggiata in una condizione strana, in contropendenza, il terreno non è stabile, oppure magari parcheggio la moto e poi me la trovo chiusa tra due macchine. Ho visto qualche video, c'è qualcuno che dice no, c'è soltanto un modo per salire in moto. Io salgo in moto come mi pare. Allora, come possiamo salire in moto? Vediamo. Posso salire così, 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 posso salire. Diciamo che i modi per salire in moto possono essere tutti, se ho pratica col peso, nel mio caso sono alto, la gamba lunga, scavalco la moto come voglio, ma voglio farvi notare una cosa, ecco, questa la consiglio ovviamente a chi inizia. Ripeto, in qualche corso mi è stato chiesto: Daniele, c'è una tecnica per salire in moto? Più che una tecnica, ci sono dei modi un po' più comodi. Allora, cosa avete notato in questi esempi? Io prima di salire sulla moto faccio sempre una cosa: prendo i pantaloni e me li sistemo. Mi sono messo questi pantaloni apposta, che sono dei jeans molto stretti, poi fa anche molto caldo, sono in pieno agosto, il sudore non fa scivolare i pantaloni, quindi cerco di ricordare a tutti quando mi fanno questa domanda, la prima cosa da fare: mi sistemo i pantaloni, me li sistemo, me li tiro un po' su per far sì che il cavallo del pantalone non mi vada a intralciare proprio il movimento per scavalcare la moto, cioè questo. Ecco qua, se io ho i pantaloni un po' abbassati, arrivo qui e tiro una bella ginocchiata alla moto. Ora, un altro consiglio che do soprattutto a quelli non molto alti, che hanno la gamba un po' corta, di avvicinarsi il più possibile alla moto. Fate questa prova: il piede lo mettete qua, non so se si vede, mettete il piede qua sul cavalletto oppure davanti al cavalletto, insomma sotto più o meno il centro della moto. Più mi avvicino alla moto, più sarà facile. Sistemo i pantaloni, mi avvicino alla moto, metto il piede sotto, salgo, o meglio sovrasto senza appoggiarmi alla moto, con il peso del mio corpo sulla moto, e sono già in posizione.
diciamo che per chi non è altissimo, se il cavalletto non ha stabilità perché affonda sulla terra, quindi potrei fare così, se non sono abbastanza alto, così è più facile, però non sempre il cavalletto regge o magari sono in pendenza. Poi, se mi trovo in una condizione come potrebbe essere questa, non so se si nota, qui c'è proprio, no, forse dalla GoPro non si nota, c'è una piccola collinetta dovuta alla terra di questo ulivo. Adesso sposto la moto e cerco di fare un esempio. Se io dovessi parcheggiare perché sono costretto, non perché me la vado a cercare, perché se me la vado a cercare, in una situazione così dove la moto basta veramente poco, magari sto chiacchierando con gli amici, ho fatto la mia escursione e parcheggio in maniera, diciamo, sconsiderata, la moto, ecco cosa succede, sta proprio in bilico. Allora posso usare la stessa tecnica. Anche in questo caso avvicino il piede più o meno sotto la pedana, poi ognuno in base alla moto qualche prova la fa e si regola. Prendo la moto perché, come vede, cade subito, quindi evito che mi cada addosso, quindi la prendo già dal manubrio, ruoto sul piede e salgo. Questa è una soluzione, oppure stando bene attento tengo la moto, la tengo per benino, tolgo il cavalletto. Se non sono alto, se sono sulla collinetta, da questa parte sarò agevolato, però lo devo togliere il cavalletto, perché se non lo tolgo il mio peso mi sbilancerà dall'altra parte. Mi metto il manubrio in posizione comoda, salgo tranquillamente. La stessa cosa può succedere quando parcheggiamo in questa situazione. Può succedere, più che altro questa è una risposta a chi dice che in moto si sale solo da un lato, che io parcheggio, non ho nessuno intorno e mi trovo in questa situazione. Ho parcheggiato, è arrivato il fenomeno della situazione, mi parcheggio appiccicato. Ho estremizzato un po' il parcheggio in questo caso, però se io sono abituato sempre solo a salire, in questo caso dalla sinistra, mi troverò in difficoltà. Quindi abituiamoci a fare delle salite da tutti i due lati. Anche qui abbiamo delle tecniche che ci vengono ad aiutare, che sono tecniche dovute all'esperienza, a quello che vogliamo. Cioè, posso salire così, benissimo, spingo la moto ed ecco fatto. Oppure semplicemente sposto la moto, mi sposto definitivamente, oppure salgo e ho risolto il problema. Infatti un altro consiglio che do è, quando arriviamo e ci parcheggiamo, magari la manovra di parcheggiare in retromarcia facciamola subito, già che siamo lanciati, che siamo arrivati, manovra e parcheggiamo in retromarcia, così siamo già pronti per andare via. Se qualcuno con la macchina, con una moto, con uno scooter ci chiude, ci ostacola un po' la fuoriuscita, fuoriuscita si dice così, ci ostacola la salita in moto e l'uscire dal parcheggio, noi abbiamo già metà strada risolta, abbiamo già la moto rivolta per andare via, saliamo e il gioco è fatto. Ora, come dicevo, a parere mio non ci sono tecniche per salire in moto, o meglio, ci sono tanti modi per salire in moto, e bene non fissarsi con no, devo salire solo da un lato. C'è chi dice che devo salire solo dal lato del cavalletto perché la moto è già inclinata. C'è chi dice no, bisogna salire dal lato opposto perché se la moto si sbilancia c'è il cavalletto che la tiene.
in moto saliamo come vogliamo, anzi è bene saper salire in moto in tutti i modi, ma come è bene anche saper spostare la moto a motore spento. Ci sono dei video dove parlo di questo, magari vi lascio il link. Detto questo, spero di non avervi annoiato, grazie per essere arrivati fino a qui. Anche questo è un piccolo trucco, un piccolo consiglio che può rimanere utile. E grazie da Daniele, è tutto. Ripeto, sono in giro in Italia per dei corsi in trasferta. Se volete sapere come funziona oppure se volete venire da me nel Salento, ci sono tutti i contatti in descrizione. Ciao a tutti e grazie ancora.